Buongiorno a tutti, oggi vi parlo dei prodotti finiti del mese di luglio. Non ci sono tantissime cose, quindi sarò rapida e indolore. Allora, due prodotti per la detersione. Il primo è un sapone liquido della Florentina. Vi avevo già parlato di uno di questi saponi. In questo caso mi sono portata a casa da usare come sapone per le mani sul lavandino del bagno, rosa e camomilla. Devo dire che come prodotto funziona, fa il suo dovere. E come profumo a me piace, lo trovo piuttosto dolce con una nota leggermente di rosa, ma non troppo, tant'è che Andrea non mi ha chiesto cosa stessimo usando perché sapete che Andrea odia i profumi di rosa, cioè il profumo della rosa veramente per lui è una cosa intollerabile, è la roba più schifosa del mondo, non so perché, non chiedetemi perché. E quindi non mi ha detto niente, quindi evidentemente non si sente molto. Un altro prodotto che ho terminato per la detersione è questo bagno doccia Karité Jojoba della linea Ethnic di B&B. In realtà la linea Ethnic di B&B non esiste più, è stata sostituita, cioè è entrata in gamma normale e hanno cambiato il packaging, questo è il vecchio packaging, però il bagno doccia Karité Jojoba esiste ancora, quindi se non ricordo male, quindi lo trovate ancora. A me questa linea piace moltissimo perché la trovo delicata, emolliente e con un profumo di pulito simile, secondo me, a quello dei prodotti per i bambini, però non troppo talcato, che mi piace molto. Quindi questo bagno a doccia pulisce bene, fa anche una leggera schiumetta, però non secca troppo la pelle, molto molto promosso, mi è piaciuto tanto. E Amelia, pensi che mi potrai far prendere le cose da questo sacchetto? Eh? Eh? Miau? Vuoi dire qualcosa? Stai seduta qui, il sacchetto lo metto da un'altra parte. Poi, un altro prodotto che ho terminato è questo tonico rinfrescante della Esprit Equo con acqua di rosa damascena della linea Pura. Questo mi è piaciuto, nel senso è un tonico piuttosto classico a base di rosa damascena e arginina, basta, cioè semplicissimo. È un po' come usare dell'idrolato di rosa, quindi visto che l'idrolato di rosa a me piace, anche questo tonico mi è piaciuto. Come per tutte le confezioni, mi piace il fatto che abbia il dispenser spray in modo da poterlo vaporizzare, ma non sempre lo uso così, a volte lo spruzzo direttamente su un dischetto di cotone e poi lo tampono, però ecco, è un valore aggiunto per quel che mi riguarda. Gli altri tre prodotti di cui vi parlo sono tre prodotti per il trucco. In realtà un prodotto l'avevo già finito tempo fa, ma mi ero dimenticato di farvelo vedere, quindi ve lo faccio vedere oggi, gli altri due invece sono relativamente nuovi. Allora, il prodotto finito da un po' è la cipria di riso in polvere della Lepo, quindi la classica polvere di riso, trasparente. Non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere in qualche video, non lo so, però mi è piaciuta, l'ho finita. Fa bene il suo lavoro, opacizza bene senza seccare troppo, non fa zone desquamate, non è troppo spessa, quindi non rende il viso polveroso. E ha un profumo, tra l'altro che non so da cosa sia dato, che mi piaceva parecchio. Un profumino un po' fruttato come, no? Non so come questo sia possibile. Comunque mi è piaciuta e non escludo in futuro di prenderla di nuovo. Poi ho terminato questo mascara di Maybelline, The Rocket Volume Express, che avete sicuramente visto in qualche Get Ready With Me, che mi era stato consigliato dalla mia amica Stefi durante una nostra incursione al Tigotà. Mi è piaciuto, devo dire che mi è piaciuto molto. Lo scovolino è bello grande, bello cicciotto come piace a me di solito. È in silicone, quindi con le puntine in silicone, e secondo me, almeno sulle mie ciglia, ha proprio un bel effetto perché separa molto bene, ma allunga e dà anche proprio volume. Quindi questo è super promosso e sinceramente se non me l'avesse suggerito lei io non l'avrei manco valutato. Quindi grazie Stefi. E l'ultimissimo. Sento dei rumori, non so dove è finito il gatto. Chi lo sa, vabbè. Lo scoprirò quando farà dei danni. L'ultimo prodotto che vi mostro è un Kohl di MAC. Sapete che tra le matite occhi queste sono le mie preferite e questa ne è rimasta proprio un fondino che non riesco più a tenere in mano per temperarlo, e è nel colore Raven, che è un bellissimo, vediamo se ce n'è ancora, riesco a farvene vedere un po',
È una specie di Bordeaux, Borgogna a base nera, insomma, è un colore scuro, però con una punta di rossiccio che a me piace tanto, soprattutto sugli occhi chiari, quindi fa risaltare proprio bene il verde e l'azzurro. Tra l'altro, di questa ne ho già un'altra nuova in uso, quindi mi piace veramente tantissimo. Tutte le volte che ho l'opportunità di comprarne, le compro. Devo dire purtroppo che MAC non fa tantissimi haul di questa linea qui. Cioè, ne ha in gamma qualcuno, ogni tanto con qualche edizione limitata ne butta fuori qualcun altro, tipo la famosa, la matita, la Feline, non è in gamma permanente, o almeno non lo era, non so se adesso lo è, però rimangono in assoluto le mie matite occhi preferite, quindi quando ho l'opportunità di comprarle magari in colori nuovi o strani, lo faccio. E basta, questo è quanto, questi sono tutti i prodotti finiti del mese di luglio. Spero che questo video vi abbia intrattenuto, vi sia stato utile e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!